Allora, ci dovrebbe essere anche l'intervento di Carlo K, pedagogista dell'Università di Tor Vergata, di Roma. Carlo, ci sei, eccolo. Eccomi, eccomi. Ci concentriamo sempre sulla didattica a distanza. Eh, no, eh, cioè, nel senso che, se volete, ma eh, io sono soprattutto un, un comparatista, e eh, quindi, dopo tutti questi interventi, tra l'altro, con così con tanti contenuti che credo possano bastare per eh, svariate ore di, di, di discussione, eh, le, le mie considerazioni sono in continuità, in piena continuità, con quelle fatte già dal collega Bocci, e eh, mi soffermerò su alcune note di carattere più metodologico, quantomeno delle cautele, nel senso che sono perfettamente d'accordo con lui e con uh, molti altri che mi hanno preceduto rispetto uh, alla considerazione di occasioni o opportunità uh, perse in, uh, in questo periodo. Infatti almeno uh, alcune credo che debbano essere sottolineate e sottolineate da un punto di vista pedagogico ed educativo. Innanzitutto abbiamo perso l'occasione, fin dall'inizio della pandemia, per pensare un'istruzione che, che potesse essere diversa uh, da quella da cui pro, 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 proveniamo uh, tutti noi. Innanzitutto uh, per quanto riguarda il numero uh, degli studenti in ogni singola classe, per le modalità didattiche, naturalmente anche per quanto riguarda il complesso rapporto tra scuola e territorio. Ma abbiamo perso anche l'occasione di pensare uh, le potenzialità e le opportunità le strutture in senso ampio dell'e-learning. Abbiamo perduto l'opportunità eh, di pensare oh, fin dall'inizio una riflessione seria che partisse dai dati e che prendesse soluzioni razionali a partire dai dati, richiedendoli forse tardivamente e non ottenendoli praticamente mai, l'hanno sottolineato benissimo eh, all'inizio altri colleghi. E cosa che mi sta più a cuore, in senso eh, professionale, abbiamo eh, perso l'occasione di pensare a partire dal confronto con gli altri. Che cosa intendo dire in questa, eh, con questa espressione? Abbiamo utilizzato spesso gli esempi che eh, mezzi di stampa mh, o mh, eh, così, testate giornalistiche, altri mezzi di comunicazione fornivano eh, come semplici elementi che eh, potessero essere in qualche modo importati nel nostro contesto. Questo è totalmente scorretto, tanto dal punto di vista scientifico e eh, lasciatemelo dire, anche eh, con un pizzico di, di, di buonsenso. Perché? Eh, perché e ho, ho scelto di sottolineare il termine, abbiamo perso l'occasione di eh, pensare a pensare queste, queste situazioni, perché in realtà nella nostra, nel passato più recente, quasi mai c'è stata una riflessione precisa, specifica, che partisse dai contesti esteri, soprattutto, e che vedesse il nostro in quello specchio, quindi, non cercando di importare. Metodi, soluzioni o condizioni nel nostro contesto, ma comparare queste, queste realtà. Tale approccio è diventato particolarmente manchevole, soprattutto da settembre in poi. Perché? Perché siamo arrivati a settembre senza aver davvero pensato quello che stavamo vivendo. Ed è chiaro che in questo la divulgazione scientifica è stata uh, colpevole. Il, il problema della divulgazione scientifica nel nostro Paese è un problema annoso, non, non, non è certo uh, confinabile in questi mesi così complicati, però uh, la divulgazione scientifica è uh, una scarsa. Uh, mh, competenza nella divulgazione scientifica ha permesso di rendere una situazione eh, complessa come quella di oggi, inedita come quella di oggi, una situazione confusa. In una situazione confusa è abbastanza naturale che eh, si cerchi eh, di aggrapparsi a soluzioni semplici e le soluzioni semplici di solito si trovano o nel passato o altrove illudendosi che eh, importando applicando ricette semplici a situazioni complesse o confuse eh, si possa tornare a, a una situazione in cui il problema che abbiamo di fronte eh, non c'è più scompare magicamente questo problema eh, è, è tanto eh, scottante che eh, il, anche ahimè eh, il i vertici eh, che si occupano dell'istruzione vi hanno fatto spesso riferimento. In altri paesi le scuole non si sono mai chiuse perché noi le chiudiamo, noi non diamo priorità alla scuola a differenza di quello che succede in altri contesti. Bene, eh, proprio rispetto a questo eh, mi sembra doveroso al sottolineare alcuni punti e alcune cautele. La prima cautela. Come sempre, l'attività uh, intellettuale dovrebbe tradursi in, una, in un amore per la realtà, un amore per la realtà, a prescindere dal, uh, da quello che si pensa, dalle proprie idee o ideologie, dai propri convincimenti e cercare di guardare le cose così come stanno. Per far questo, ovviamente, bisogna studiarle, per far questo, ovviamente, bisogna avere i dati e bisogna avere consapevolezza di quello che avviene da noi. E negli altri paesi. E quello che avviene da noi e negli altri paesi è sempre un sistema complesso e articolato. In questo senso, per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda l'istruzione, moltissimi dei problemi e delle risposte eh, non possono trovarsi soltanto nell'istruzione. Eh, tutto il dibattito, su, per esempio, sul disagio di adolescenti, di bambini, o di, perché no anche, anche di adulti certamente è un disagio che deriva dalla, dalla, dalla situazione che stiamo vivendo ma la situazione che stiamo vivendo non è neanche per chi va a scuola, soltanto la scuola e questo vale per noi come negli altri paesi è ovvio che occorre valorizzare l'istruzione ma per valorizzare l'istruzione dobbiamo ricordare che la scuola è nella società e nel, nel suo agire nella società non può che trovare eh, soluzioni che siano condivise, che tengano conto di quello che c'è attorno alla scuola, in un sistema che è sempre altamente permeabile. Inoltre, l'idea che si possa prendere qualcosa eh, dall'estero eh, e si possa portare nel nostro paese è un'idea che eh, chi studia queste... Questa disciplina, l'educazione comparata, sa semplicemente non essere possibile. E, e non lo è mai stato, non è che un tempo sia avvenuto e oggi non vogliamo più farlo. Possiamo certamente guardare, dobbiamo guardare all'estero, ma per, per comprendere quel contesto e per comprendere il nostro attraverso quel contesto. Gli esempi che sono stati fatti poi che sono stati per fortuna superati dagli eventi, per esempio la Svezia eh, che ha continuato a tenere aperto e a, a far andare, beh, la situazione eh, della scuola in Svezia non ha moltissimi punti di contatto con la nostra situazione. Quindi pensare che quelle soluzioni possano essere valide anche per noi, beh, semplicemente, semplicemente è sbagliato. E non è sbagliato soltanto, appunto, perché eh, scientificamente non si fa così, come si deve dire. È sbagliato perché non funziona, perché non guardiamo la realtà in quanto tale. In questo senso, l'idea che ci possano essere delle. Eh, delle chiavi facili per risolvere una situazione come questa è, è ancora una volta sbagliato. Quali sono quindi eh, qualche, mh, delle cautele metodologiche che potrebbero oggi aiutarci a vedere eh, la situazione? Beh, innanzitutto cercare di fare rete con gli altri paesi, evitando quell'assurda gara che si è instaurata anche, ahimè. Per quanto riguarda l'istruzione, a chi riapre prima le scuole, come se l'elemento non fosse la riduzione dei contagi, bensì riaprire prima le scuole. Secondo aspetto, cercare di capire se si può fare rete anche su metodologie e come queste metodologie possono essere mh, mediate dal filtro nazionale. Il filtro nazionale che vuol dire... Contesto che vuol dire naturalmente tradizioni, cioè quello che eh, noi eh, abbiamo come tradizione pedagogica dell'istruzione delle diverse discipline che eh, comportano eh, un'azione un educativa efficace. E infine, e non per ultimo, infine soltanto come, come numerazione, per leggere il globale, cioè utilizzare, ahimè, un evento drammatico come quello eh, della pandemia per pensare un'istruzione che sia adeguata a questi tempi, che sia adeguata alle aspettative di studenti, al, alle competenze degli insegnanti e quindi, e qui eh, lo voglio dire con forza, investire nella formazione dei docenti. Ed investire non vuol dire far studiare di più i docenti, quello certo, ma i docenti studiano per fortuna, gli insegnanti studiano anche senza che si investa su di loro. Supportare l'attività di formazione e di autoformazione degli insegnanti e supportarla con forza, a prescindere dalla situazione che si sta vivendo, per affrontarla e per restituire soltanto in questo senso priorità alla scuola, non priorità a una scuola che. Ci piacerebbe avere, ognuno di noi ha delle immagini differenti, ma quella che serve oggi e che serve a tutte e tutti. Basta così, grazie mille.